Parliamo di questo progetto che è stato portato avanti sul territorio della Val Seriana rivolto alle persone con autismo. Namaste si chiama questo progetto. Sì, il progetto Namaste è un progetto che è stato presentato da Seconda Luna nel 2013 ed è stato finanziato nell'ambito dei finanziamenti della legge 23, che è una legge proprio di sostegno alla famiglia. Per la prima volta questa legge è stata dedicata alle famiglie con al loro interno un soggetto con autismo. Quindi il progetto Namaste di fatto vuole essere una risposta alle famiglie che hanno un ragazzo o un giovane adulto con autismo all'interno del nostro territorio dal punto di vista del sostegno. Sostegno che può essere proprio quello di dire diamo un posto dove questi ragazzi possano passare del tempo libero che sia costruito su misura per loro. Questo perché per i giovani adulti con autismo, quindi compiuti in 18 anni, purtroppo attualmente non c'è un servizio specifico. I servizi presenti sul territorio, ma comunque anche a livello nazionale, non sono pensati e studiati per la specificità dell'autismo e quindi è fondamentale che questi ragazzi trovino un servizio ad hoc. Namaste si pone questo obiettivo quindi di occupare il tempo libero in maniera modulare e quindi ci sono presenti una serie di laboratori dove i ragazzi accedano. Prima gli viene fatto un progetto individualizzato a più mani fatti dalla neuropsichiatria infantile, il Dipartimento di Salute Mentale, l'equipe che quindi segue questo ragazzo. In funzione di questo progetto viene inserito l'adolescente e il giovane adulto all'interno di questi laboratori. Modulare, quindi ci sono ragazzi che fanno magari un laboratorio solo nell'arco di una settimana, altri che hanno impegnato tutti i pomeriggi della settimana con attività di vario genere, ma soprattutto sviluppate all'interno del territorio, che è una delle cose più importanti secondo noi. Allo stesso tempo la costruzione di una rete consolidata di enti ci consente di non perdere di vista il soggetto e quindi tutte le sue abilità e gli inserimenti in tutte le possibili strutture anche territoriali presenti come le biblioteche piuttosto che i parchi, gli oratori, i CRE e via così. Cosa fondamentale è appunto l'apertura del progetto non solo ai maggiorenni ma anche agli adolescenti, perché altrimenti rischiano di essere catapultati da un servizio all'altro a compimento di 18 anni senza essere debitamente accompagnati, e la stessa cosa vale per il servizio, non si trova dei ragazzi che arrivano da loro senza averne avuto una conoscenza o un anticipo. Sviluppi futuri? Sviluppi futuri, abbiamo saputo ieri che abbiamo avuto una proroga del progetto che doveva scadere il 31 marzo al 5 giugno, questo seminario vuole poi un po' essere, vi facciamo vedere dove siamo arrivati, cosa abbiamo fatto finora, vorremmo avere le gambe per poter continuare, per dare una risposta alle famiglie, perché non dobbiamo dimenticarci che la legge 23 è stata proprio una risposta al bisogno delle famiglie, quindi a questo bisogno bisogna rispondere in maniera definitiva, non con una risoluzione a tempo, non vorremmo neanche dirlo che il 5 giugno è la scadenza, non dovrebbe essere. Anzitutto perché ha voluto esserci oggi? Ho voluto esserci perché queste esperienze del nostro territorio sono significative e utili per farle diventare poi percorsi messi a sistema, perché un'esperienza serve per questo, non per poi farla chiudere e finire. Appunto, c'è stata una proroga, si arriverà fino al 5 giugno, però l'intenzione è quella poi di andare avanti, la Regione in questo caso può fare la sua parte. La Regione spero mi dia ascolto, io sicuramente sarò battagliera su questo, perché venendo dal territorio della Bergamasca so quanto lavoro è stato proficuo, ma proprio perché c'è stata un'unione, una coesione di più attori, partnership che danno risultati positivi, dunque vanno sostenuti, quindi dichiaro la mia ferma intenzione di esserci e di battagliare come nel mio carattere, perché apprezzo e stimo molto questo lavoro e anche per il tema che mi sta